E finalmente ci siamo, ragazzi. Spoiler del capitolo 1112. Sono usciti da circa una mezz'oretta circa, ragazzi, veramente. Quindi appena li ho visti, ho detto ora mi siedo, c'ho la maglietta nostra del canale, giustamente per festeggiare insieme il ritorno di One Piece. Ma prima di iniziare, ragazzi, ovviamente, sigla. Ok, ragazzi, siamo pronti, siamo carichi. Prima di iniziare, vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale per supportare il lavoro che faccio qui su YouTube. Vi ricordo anche di iscrivervi ai vari canali social, tutti i link che trovate qui sotto in descrizione, per essere sempre uniti ed aggiornati appunto sull'uscita dei video e sul mondo di One Piece. Detto questo, ragazzi, allacciatevi le cinture che partiamo con gli spoiler che li leggiamo in questo momento insieme. Eccoci qua, allora, breve spoiler del capitolo 1112. Ci sta la cover story di Yamato che sta parlando con Kinemon, che gli sta facendo una richiesta. Quindi inizia come al solito, di nuovo torna la storia di Yamato, vediamo dove andrà a finire. Ritorniamo quindi con la storia ad Egghead. Nasjuro ha sconfitto tutti i pacifista. Mamma mia, ragazzi, fortissimo Nasjuro. Abbiamo visto che li stava congelando e quindi mi sa che li ha fatti fuori tutti e 50. Mamma mia, ragazzi, allora questi Gorosei sono davvero pericolosissimi. York guida Mars al Monitor Room e Mars la distrugge. Ah, quindi hanno attaccato appunto il Lavo Phase, ma la trasmissione non si ferma. Tuttavia Mars nota un suono e lo inseguisce. Ah, quindi Saint Marcus Mars al momento è stato guidato da York per fermare appunto la trasmissione di Vegapunk nel Lavo Phase, ragazzi, ma al momento sembra che non si sia fermato. Vediamo poi, che sente questo rumore, vediamo poi dove andrà questa trasmissione di Vegapunk. Luffy contro a Jupiter e lo attacca mentre Warcrawley si fa ferire. Attenzione, quindi c'è uno scontro con Luffy contro Jupiter e Warcrawley, ben due Gorosei, ragazzi, trasformati. Vediamo. Mars raggiunge il Punk Records e dice: non hai fortuna, Vegapunk. Ma qualcosa al di sopra cattura il suo sguardo. Attenzione, il suo sguardo cattura la sua attenzione. Quindi c'è qualcosa lì, ragazzi. C'è qualcosa di nascosto con Vegapunk. Oh, mamma mia, ragazzi. E finisce qui, quindi, il capitolo 1112. Abbiamo visto che finisce con Saint Marcus Mars che riesce a raggiungere il cuore di Punk Records e dice appunto la parola non hai fortuna, Vegapunk, ma qualcosa, ragazzi, distoglie l'attenzione dal Gorosei. Chissà che cosa sarà, ragazzi, chissà che cosa sarà. Secondo me sarà qualcosa a protezione. Vedremo settimana prossima, che non ci sarà pausa, ma anzi è stata annunciata una color spread, ragazzi, quindi vedremo che cosa ci sarà nel prossimo capitolo. E niente, i primi spoiler di questo ritorno di One Piece sono qui, ragazzi. Ora la palla passa a voi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e noi ci becchiamo come al solito al prossimo video. Ciao.